La Vastese ferma sullo 0-0 la capolista recanatese e agguanta il quinto posto in classifica, ultima piazza, utile per i play-off. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3. Squalificato Pagliari, sulla panchina giallorossa c'è Emanuele Pesaresi. Nelle fila della Vastese non c'è Marianelli, fermato per due giornate dal giudice sportivo. I padroni di casa approcciano bene la contesa e dopo un minuto e mezzo si fanno pericolosi con una staffilata dalla distanza di Tancredi che impegna Urbietis nella respinta coi pugni. Brividi al sesto quando Sbaffo vede Di Rienzo fuori dai pali e fa partire una conclusione dalla gran distanza che si spegne poco lontano dal palo. La risposta della Vastese tra il settimo e l'ottavo. Prima la formazione aragonese protesta per un presunto fallo di mani in aria sulla conclusione di Tancredi, non ravvisato dal direttore di gara. Poi si fa pericolosa con Alessandro che in diagonale costringe Urbietis alla chiusura sul primo palo. La gara è godibile, giocata su buoni ritmi, con occasioni da una parte e dall'altra. Al 25esimo Giampaolo raccoglie il filtrante dalle retrovie e scaglia la gran botta che fa la barba al palo. Insistono quindi gli ospiti dopo la mezz'ora. Al 31esimo pallone col contagiri di Sbaffo dalla sinistra sul palo lontano per Minicucci che, marcato, spedisce fuori bersaglio tra le proteste dei giocatori ospiti che vorrebbero il calcio di rigore, ma il direttore di gara Rispoli fa proseguire. Pericolo in area vastese al 41esimo. Raparo gira in mezzo dalla sinistra per servire il compagno di squadra sul primo palo con la difesa biancorossa che si salva come può. Il primo tempo termina così sul parziale di 0-0. Rientra bene la Vastese dopo l'intervallo e al secondo minuto si fa già vedere dalle parti di Urbietis. Tacco di Ficara a liberare Alessandro che fa la cosa più difficile, ovvero provare a servire Scafetta. Quindi il pallone di ritorno troppo lungo e Urbietis può bloccare. Dopo una fase di equilibrio si accende Senigallesi che sfiora il vantaggio in due occasioni nel giro di una manciata di secondi. Al 18esimo lampo dell'attaccante che dalla sinistra chiama alla respinta di Rienzo. Poi qualche istante più tardi, dopo aver tagliato in due la difesa aragonese, manca di freddezza sprecando un rigore in movimento per poi mettersi le mani tra i capelli. Soffre nel finale la Vastese l'intraprendenza della capolista che al 25esimo reclama ancora un calcio di rigore sempre per un presunto tocco di mani in area, questa volta di Di Filippo sulla conclusione di Gomez. Non è però dello stesso avviso Rispoli. Alla mezz'ora Raparo va in gol, ma era già arrivato il fischio del direttore di gara a ravvisare un fallo in attacco. Sull'azione successiva Urbietis chiude con efficacia sul diagonale di Ceccacci. È l'ultimo sussulto di un match che termina senza reti. Vastese e Recanatese si dividono la posta in palio e, approfittando anche dei risultati altrui, fanno un passo in avanti per i rispettivi obiettivi in attesa di riprendere le ostilità dopo la sosta pasquale.